Amici sportivi, puntata movimentata questa sera. Perché? Perché parliamo di danza, parliamo di hip hop, parliamo di Move and Groove in compagnia di Vanessa Travaglini. Buonasera Vanessa. Buonasera a tutti. Allora, intanto cerchiamo di fare un pochino di chiarezza. Che cos'è Move and Groove? Allora, Move and Groove è una scuola di danza, un'associazione che si occupa di ragazzi, dai bambini, anzi ai ragazzi, e non solo, anche gli adulti, perché insegniamo a ballare anche agli adulti. Insomma, quindi abbracciate un pochino sì, tutte le facilità. Entreremo nel mondo di questa danza, dell'hip hop, entreremo nel mondo di Move and Groove, cercheremo di capire anche le difficoltà che stanno affrontando delle scuole proprio come quella di Vanessa in un periodo complicato come quello che stiamo attraversando. Vanessa, ti chiedo però, tu sei insegnante, sì, e hai la tua passione, diciamo, per la danza, prima per la danza, poi successivamente per l'hip hop, è nata da quando eri bambina, insomma. Come sei riuscita poi a coniugare e a trasformare la passione in una professione? Beh, devo ringraziare in primis la mia famiglia, che mi ha sempre supportato e aiutato in questo percorso. Ho iniziato quando avevo 6 anni, ovviamente l'hip hop non esisteva a quell'epoca lì, si chiamava in qualsiasi altro nome, ma era il ballo della Lorella Cuccarini. E quindi ho iniziato con la danza moderna, ho fatto anche molti balli di coppia, quindi caraibico, latino, nelle varie scuole di danza che c'erano qui a Bassano e dintorni, e poi verso l'età più o meno di 13 anni mi sono avvicinata a quello che era il funky, e lì è poi nata la passione, e poi man mano crescendo tutto si è evoluto e ho iniziato ad andare fuori da Bassano, quindi a prendere stage un po' in tutta Italia, sono andata anche in America per prendere stage, non solo in Inghilterra e anche in tanti altri paesi. Sì. Cosa che, ahimè, in questo periodo non si può fare. Ti manca un pochino? Assolutamente sì. Manca un pochino a tutti noi. Poi nel 2013 il grande passo, insomma, apri la tua scuola. Esatto, esatto. Ho passato molti anni con delle altre ragazze, abbiamo comunque aperto altre scuole, un'altra scuola di danza, e nel 2013 ho deciso di intraprendere appunto la mia strada, aprendo Move and Groove, e devo dire che sono contenta. Soddisfazioni, ovviamente sono sempre supportata dalla famiglia, sono molto fortunata in questo caso, da mio marito, dai miei genitori e anche zii e parenti, tutti. Ma la danza coinvolge tutti, eh? Assolutamente. È una passione trasversale, orizzontale, insomma, ovunque vai riesci a catturare l'entusiasmo di chi ti sta vicino. Allora, parliamo di hip hop adesso, però prima di farlo lanciamo un contributo per inquadrare un attimino il contesto generale, per cercare di vedere, di capire di che cosa andremo a parlare. Vediamo il contributo. Giusto dire che l'hip hop è un grande contenitore, all'interno poi ci sono tante varie sfaccettature, cerchiamo di capire nella tua scuola che tipo di attività vengono svolte. Ok, come hai detto tu è molto importante, e noi questo lo precisiamo sempre, che l'hip hop nasce come cultura. Nasce come cultura in America, non è solo una cultura, non è solo un ballo, è anche una musica, e quindi poi arriva la danza. Quindi la danza arriva un po' all'ultimo. Ci sono veramente tantissime cose da sapere. E come hai detto tu, ci sono tantissime sfaccettature, no? Esatto, tra cui ovviamente oltre agli stili si divide anche in freestyle,
e ballo coreografico. Quindi il freestyle è tutto quello, proprio la parola stessa lo dice, ballo libero, quindi stile libero, quindi ognuno balla sulla musica come si sente, ovviamente ci sono dei termini, delle cose che bisogna seguire, però principalmente è questo, mentre il ballo coreografico è un ballo di, come da noi viene definito crew, ok? Quindi il gruppo. Esatto, il gruppo è la crew, quindi un ballo di gruppo e quindi la coordinazione e tutto quello che ci va dietro, insomma. A tal proposito, insomma, Move and Groove ha raggiunto risultati importanti fino al 2018-19, quando si poteva ancora ballare, sia per quello che riguarda le crew, i gruppi, sia a livello individuale. Parlaci un pochino di cosa siete riusciti a fare. Sono molto molto contenta perché in pochi anni siamo riusciti a creare appunto dei gruppi solidi, dei ragazzini più piccolini fino ai ragazzi più grandi, e hanno avuto davvero molte soddisfazioni. Abbiamo viaggiato principalmente nel nord Italia e nei contest, si dice nel nostro gergo, nei contest che abbiamo partecipato. Sono sempre arrivati praticamente quasi sul podio, anche prendendo le prime posizioni molto molto spesso, quindi siamo tra le prime posizioni, siamo veramente molto molto contenti. Una delle ultime di gruppo importanti è stata la selezione di un gruppo, loro si chiamano i Tutrichi, per il best show dello Street Fighters. Chi è nel nostro mondo lo conosce, è un evento molto importante. Sono state selezionate 21 crew e tra cui appunto c'erano anche i miei ragazzi, quindi anche solo arrivare lì è stato veramente... Beh, il coronamento comunque di un percorso che insomma, è la bontà anche non solo di un cammino, di un insegnamento, ma anche di tanta passione, come dicevamo all'inizio. Poi se qualcuno magari vuole vedere su YouTube, abbiamo il canale o Instagram, noi mettiamo sempre Facebook, le nostre cose. Social. Esatto, super social, mentre come singolo, quindi come freestyle, i ragazzi sono veramente tutti molto bravi, chi si approccia a questa danza. E uno di questi, un ragazzo in arte chiamato Gabri Blu, lui ha avuto una grande soddisfazione esattamente, sì, giusto l'anno prima del Covid, e a settembre di quest'anno siamo andati a fare gli allenamenti con la squadra degli Azzurri per il breaking, perché sapete che il breaking è diventato disciplina olimpica, lui ha fatto le selezioni, è passato e quindi a settembre siamo andati a Formia a fare l'allenamento con la squadra degli Azzurri. È piccolino, ha 12 anni, sta crescendo, però insomma, si sta promette formando. Promette bene. Oltretutto nel vostro mondo, facevi prima accenno ai soprannomi, no? Ai nomi d'arte. Sì. È un qualcosa, una tendenza che praticamente contraddistingue un pochino tutti. Assolutamente sì, infatti appunto nei contest molto spesso poi ci si chiama anche per nome, assolutamente, certo. Però di solito ognuno ha il proprio nickname. Allora, abbiamo detto all'inizio che ci sono delle difficoltà innegabili per le scuole di danza, sono state uno dei settori, voglio dire, che hanno risentito in maniera pesante di tutte quelle che sono le difficoltà legate al Covid, alle restrizioni e ai vari protocolli stabiliti nei DPCM e quant'altro. Voi come scuola come vi siete organizzati e come siete riusciti un pochino a superare, o meglio, ad affrontare questo momento? Bisogna reinventarsi tantissimo, non con poche difficoltà, ancora marzo-aprile, sai, da primis dici duro un mese, do anche delle lezioni in modo gratuito un po' a tutti, anche appunto, certo, dicevamo prima in Instagram, facevo proprio delle lezioni in generale aperte a tutti per chi volesse. Poi abbiamo visto che la cosa durava tanto e quindi abbiamo iniziato da primis con delle lezioni online, poi però i ragazzi sono stanchi delle lezioni online e quindi da novembre abbiamo iniziato con le lezioni all'aperto.
quindi fuori. Sfidando il freddo. Sfidando il freddo. Io sono una che adora, dico sempre, le temperature equatoriali, non pensavo di riuscirci, però vestiti bene si riesce a fare anche questo. Uno, un po' per la passione, due, perché ti senti bene quando fai un'attività fisica in generale, quindi non solo la danza, in generale l'attività fisica, stai bene. E qua in primis devo anche ringraziare intanto i genitori che ci hanno dato fiducia, perché in primis il genitore deve portare il ragazzo e deve dire sì, vai al freddo ad allenarti, e poi i ragazzi che hanno un temperamento pazzesco, si stanno adattando a tutto pur di riuscire a fare qualcosa. Quanto è importante, Vanessa, proprio riuscire a fare attività fisica dopo mesi e mesi di, qualcuno la chiama divanite, piuttosto che insomma restrizioni, comunque tutto il mondo dello sport dilettantistico ne ha risentito, la danza a maggior ragione, danza di gruppo ancora di più, quindi sì. A livello fisico e mentale quanto è importante tornare a fare qualcosa? Detto che si potrebbe fare una puntata parlando solo di questo. Sicuramente. Perché veramente ce n'è tanto da dire. Lo sport è importante. Quello che riguarda la danza, in primis, è la coordinazione, musicalità, il stare assieme, saper superare assieme certe sfide. Quindi è uno sport di gruppo. Facendo queste lezioni all'aperto, comunque noi, si dice, far sport singolarmente perché dobbiamo stare distanti, 2 metri di distanza, certo, però è principalmente il star bene psicologicamente, cioè il fatto di muoversi, stare all'aria aperta, quello in primis influisce tantissimo. Lo posso confermare anche su me stessa, ma penso che ognuno di noi lo possa dire, più si sta fermi, più rimarresti fermo, cioè quando a marzo mi sono ritrovata a stare 2-3 settimane a far niente, cioè riprendere è stata dura per me, figuriamoci per i ragazzi. E hai notato differenze fra fasce di età? Perché insomma abbiamo detto all'inizio che nella tua scuola sono i grandi e i piccolini, insomma tutti hanno manifestato voglia di tornare a ballare. Sì, la fascia diciamo più colpita è stata quella dei ragazzi delle superiori, quindi 14-18 anni, e non solo io, un po' parlando anche con i miei colleghi di tutta Italia, perché poi ci sentivamo, parlavamo al telefono, certo. Tutti quanti hanno riscontrato questo problema su quella fascia di età, perché comunque il piccolo è ancora preso dalla voglia, sì, vado... Il tempo gli passa diversamente. Il ragazzo di questa età qua ne ha veramente risentito tanto. E quindi sarà un percorso di ricostruzione anche, sì. Appena sarà possibile vincere questa disaffezione. Siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata con Vanessa Travaglini. Prima però apriamo anche uno spiraglio sul futuro, per quanto insomma le cose possano cambiare da un minuto all'altro, insomma, però cerchiamo di guardare oltre l'ostacolo, progetti e programmi appena sarà possibile insomma tornare un po' alla normalità, quali sono? Progetti ce n'erano tanti e spero ce ne saranno anche prossimamente, in primis ovviamente portare avanti quando ho aperto la scuola di danza, io l'ho aperta perché voglio insegnare, voglio trasmettere qualcosa. Come dicevo prima, quando noi facciamo gli spettacoli, vedi che a tutti viene voglia di ballare, infatti anche molti genitori si sono messi in gioco su questa cosa, quindi sicuramente portare avanti la scuola di danza, i ragazzi, farli crescere. E poi abbiamo tanti altri piccoli progetti, anche miei personali, di cui video musicali con alcuni artisti, cantanti, dei piccoli progetti che non si possono dire, insomma, ne parleremo. Però insomma continuare con gli spettacoli e tutto quello che si faceva prima. Assolutamente. Ecco. Io ringrazio tutti voi che ci avete tenuto compagnia anche questa sera, siete sempre più numerosi, io non posso che dirvi grazie di questo. Grazie a Vanessa Travaglini per essere stata nostra ospite. Grazie a voi. L'appuntamento, come sempre, è alle 19.55 circa, sempre qui con Sport in Casa su Rete Veneta. Grazie e buona serata.